Bentornati in questa puntata dell'Opinione Risponde. Tratteremo con il dottor Stefano Callipo il tema della manipolazione affettiva. Bentornato, dottor Callipo. Grazie. Ci scrive Giacomo da Avellino alla mail lettere@opinione.it raccontandoci la sua storia. In breve, questo signore aveva un rapporto affettivo da circa 5 anni con Frida, senza però aver fatto con questa donna dei progetti. Conosce ad una festa patronale Valeria, con la quale inizia una relazione e dopo poco tempo decide di fare un figlio e creare una famiglia. Valeria è una ricca professionista, la quale fa a Giacomo delle promesse riguardo il loro futuro e poi naturalmente queste promesse non vengono mantenute. Giacomo, avendo visto che la situazione non era come aveva immaginato, cade in una forte depressione e capisce di essere stato manipolato. Cosa è accaduto in Giacomo tanto da lasciare Frida e fidarsi di una sconosciuta, tanto da addirittura fare un figlio? Prego, dottor Callipo. Questa è una situazione particolare, particolare perché ovviamente gli elementi di cui disponiamo non sono ovviamente sufficienti per poter esprimersi con certezza, se non in via di ipotesi. E, vero è che si possono verificare delle situazioni per le quali una determinata condizione di fragilità può metterci davanti a una condizione di vittima di manipolazione, quindi questo può avvenire. Certo che un manipolatore, cioè una persona che mette in atto una strategia manipolativa, crea e tende a creare un legame, e questo legame affettivo si chiama proprio dipendenza affettiva. E cosa significa una dipendenza affettiva? Significa vivere una condizione in cui non si riesce a staccarsi dal manipolatore. Questo perché? Per una serie di motivi. Questi motivi sono legati a una condizione per la quale il manipolatore entra dentro la vittima, si lega attraverso delle strategie che poi possiamo vedere anche quali sono, e cerca di soddisfare i propri bisogni attraverso un canale di comunicazione emotivo che riesce a stabilire con la vittima. E molte persone si chiedono: ma come mai le persone non scappano all'inizio quando vedono un Esatto. manipolatore? Questo è difficile, cioè difficile capirlo e comprenderlo, ma soprattutto individuare un manipolatore, per il fatto che il manipolatore all'inizio, disponendo di molte competenze, riesce a essere mentalmente seduttivo, quindi una persona perfetta, sa corteggiare meglio delle altre persone, sa creare e acquisire fiducia e tutte quelle condizioni per poter entrare dentro la vittima In prescelta. questo caso abbiamo una manipolatrice, questa signora Valeria, che è riuscita in un certo senso a conquistare Giacomo e poi naturalmente a promettere, con delle promesse naturalmente. Sì, esistono, sono state individuate scientificamente proprio delle fasi che mette in atto un manipolatore. La prima fase, appunto, è quella della seduzione, appunto. Cioè il manipolatore, in questo caso la manipolatrice, cioè nel caso in cui fosse una donna, dispone di tutte quelle condizioni seduttive per poter conquistare con regali, presenza e tutte quelle condizioni per cui magari la vittima non ha mai visto nella propria vita. Dopodiché inizia la fase dell'insinuazione, cioè si crea un tipo di legame attraverso il quale si comincia a mettere in dubbio la capacità della vittima. Guarda che ti sbagli, non è così, vedi, sbagli sempre, non sei capace di fare questo, e tutte quelle condizioni che creano una certa insicurezza nei confronti della vittima. Dopodiché si passa alla fase dell'aggressività, cioè quando si è creato un canale in cui la vittima si è svalutato, il manipolatore può iniziare a manifestare le prime condizioni di aggressività, spesso verbali e talvolta anche fisiche, per cui si passa molto velocemente da momenti di calma a momenti di improvvisa aggressività, fino a creare una forte destabilizzazione della vittima. Ma viene totalmente scardinata ogni sicurezza della vittima, e la vittima comincia a vedere il mondo attraverso gli occhi del manipolatore. L'ultima fase, che è quella più pericolosa, è la cosiddetta fase della clonazione. È la fase in cui il soggetto, la vittima, ormai legata dal manipolatore in una condizione
quasi reversibile e vede il mondo solo esclusivamente attraverso gli occhi del manipolatore. Quindi ha perso ogni capacità critica, è totalmente isolata ed è in una condizione a volte appunto di non ritorno. È chiaro che quest'ultima fase riguarda relazioni estreme. Beh, una descrizione molto forte quella della vittima, dottor Callipo. Ma quali sono le terapie psicologiche sia che curino il manipolatore che la vittima? Allora, sono due situazioni ovviamente enormemente diverse. Innanzitutto, il manipolatore ha determinate caratteristiche. Sono persone che spesso hanno un disturbo narcisistico, a volte in comorbilità con qualche disturbo psichiatrico, come il borderline, piuttosto che il disturbo paranoide, e ha un forte bisogno di esercitare il controllo sugli altri, dietro al quale ovviamente giace una forte insicurezza e un bisogno appunto di avere la gestione in tutto il contesto in cui lui si trova. La vittima deve avere determinate caratteristiche, sono persone fortemente empatiche, persone che tendono proprio a essere dipendenti dagli altri, persone che hanno una sindrome abbandonica, persone che hanno una spiccata sensibilità, ecco, persone che hanno quella cosiddetta sindrome della croce rossina, insomma una certa certe caratteristiche che sono assolutamente compatibili in maniera ovviamente complementari a quelle del manipolatore. Quindi il manipolatore, quando sceglie una vittima con determinate specifiche caratteristiche. Allora, grazie dottor Callipo, auguriamo al nostro telespettatore Giacomo di risolvere al più presto la sua situazione e diamo appuntamento al prossimo martedì con l'Opinione Risponde. Ricordatevi di iscriverci alla mail lettere@opinione.it. Grazie.